ragazzi, Parigi 31 marzo 1791, sequenza 6, ricordo 1, il club dei Giacobini. Salvataggio. Ancora non ne aveva dati di questi problemi. Che io abbia saltato una scena non mi sembra. Quindi perché si è messo a fare sto salvataggio extra? Boh. Perché deve 400 dare nobili mano? armati, onore. Se non fosse per il generale Basta! Lafayette. Basta! Sono stufo di queste chiacchiere! Aria fredda e niente azione! Ecco un uomo con buone notizie, spero. Arnaud, cosa hai saputo dell'argentiere? Ah, giusto. Perché noi eravamo arrivati che gli aveva fornito staffa, qua. Veleno. Migliorano. Germain ne ha realizzati diversi per un uomo di nome Lafrenne. Sei sicuro? Sicuro. Quindi dobbiamo ammazzare Il sto gran maestro Lafreniere. della Serre lo credeva alleale. Molto bene. Suppongo tu sappia cosa fare, Arnaud. Trova il signor Lafrenière. L'ho già fatto, signore. Non è una minaccia. Che stai dicendo, idiota? Avevo una traccia sulla Frenier. L'ho seguita e l'ho ucciso. Cosa diavolo avevi in mente? Non ho visto una traccia Sfidare sul la treno. prossima volta che ignori il consiglio, ti apro il culo in due! Anche se il consiglio ammira il tuo zelo, non sta a te scegliere i bersagli. Dovevi fare subito rapporto a noi. Chiedo scusa, mentore. Io credevo di aver trovato il mandante dell'omicidio di Della Serra. E quando ho scoperto ulteriori prove che dimostravano che stava per attaccare in forze la confraternita, ho agito. Crede? Ne dubiti? Io non sono più certo del ruolo di Lafreniere. Nei suoi ricordi l'ho visto scrivere la lettera che avvertiva il signor Della Serre del tradimento. Quando parlava dell'attacco imminente ha menzionato un club nel Marais, non uno dei nostri rifugi. Che cosa ne desumi? Non lo so. Vorrei investigare ancora. Non mi piace. Il ragazzo è un abile assassino, ma temo che sia guidato dalla sete di vendetta. Che ci pensi un altro? Non c'è Beh, tempo. Qualsiasi giustamente. cosa preparasse la Frenière per Ci stanotte. potevi pensare tu fin dall'inizio, se volevi. Ha chiesto il permesso, Guillaume. Vai pure, scopri ciò che puoi. Ma niente iniziative. Ma vaffan... ma... Sì, mentore. Sì, Mendore, va, dammo, va. Ma allora, che devo fare? Vai all'hotel Pingo Pallino. Che bello, non mi ricordo una mazza. Manco come devo uscire di qua. Aspetta. Dunque, vediamo un po'. Di qua si esce? Mi sa di no. Di qua? Forse sì. Un altro consiglio, ragazzi. Se cominciate un gioco, Arnaud, non. prosperità. Pure a te. Se cominciate un gioco, assicuratevi di finirlo tutto in una volta. No, adesso c'è un altro caricamento, ti prego. Mi viene da piangere, mi viene. Ah, ma io spero sta cosa la risolvano quanto prima, perché è veramente odiosa, eh. Poi su PS4, eh. L'hanno tanto pubblicizzata. Migliore, migliore, migliore un cavolo. Qua mi sembra che invece di andare avanti andiamo indietro. Cioè era meglio la 3. Senza offesa, mi tenevo la 3 che ormai era anche più... Era anche garantito ormai. Aspetta, mo devo andare. Qua non c'era un mondacarichi. Aglio, che memoria che c'ho! Una cosa spaventosa! Uccidi i ladri! No, io giro all'hotel. Ecco. C'è un bonde, da qualche parte? Boh. Vabbè, ma se non c'è un bonde faccio notte qua. Dove sto io? Soprattutto dove sta l'hotel? Dove sta là? Il ponte sta là, sì, vabbè. Oh,
Vabbè, faccio notte, faccio prima a fa così. Magari se attraversavo in un altro modo. Cioè, questa è un'altra cosa assurda, cioè io non posso fare il giro dell'America per andarmi a prendere un ponte che secondo me è 1 chilometro più in là dell'obiettivo. È una cosa ma è snervante. Vabbè, quando hai finito di fare l'acrobata, saliamo. Niente da fare. Allora, se non altro, adesso ci dovrei essere vicino. Il linguaggio, signora! Una cosa è che le dico io certe cose, una cosa è che le dico lei. Allora, ma come volendo la lama gelata, come caspita la piglio? Deve essere fra le cose che posso selezionare, no, la posso usare in alcune situazioni. Che cavolo ho fatto? Vabbè, non lo voglio neanche sapere che ho fatto. Vai, sali. È la miseria, dove devo arrivare? Che deve fare? Deve sincronizzare. Il posto è questo. Perché interessava tanto alla Freniera? Io non lo so, so solo che con i tempi non ci siamo più. Portatelo di sopra, aspetti. Penso che sto video lo dividerò in due, ragazzi, perché mi sa che viene troppo lungo. Latouche, vecchia canaglia. Riesci sempre a cavartela, eh? Ah, quello è il tizio che ci è sfuggito nelle fogne. Allora, vai all'hotel, ci sono andato. Trova la Touche. Trova. Ehi, tu, fermati un attimo. Sì, mamma, fermo un secondo. No, 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 non Avvalorai, scattare che almeno l'allarme, sta non sotto. scattare. Cambi le braghe. Sei lì, eh? Tu, fermo là. E questo Ma qua vada a giù. fa una Almeno cosa. sta Una noia di questo cosa posto. di soldi, va. Dai, guarda che sono un attacco in mezzo. Allora, ci abbiamo un problema. Ho trovato anche il tizio, però non devo far scattare l'allarme. Aspetta un attimo. Mamma mia, chi sono? Non so manco io come ho fatto e non lo voglio manco sapere. Allora, la truscellula, ma ce ne sono due. Mo qual è quello giusto? Ma soprattutto come ci devo arrivare senza un balcone? È aperto? Aspetta, se è aperto entro di qua. Problema, sai qual è? Perché? Mo lo devo pedinare. Quando la tirannia inventò il reato di lesa maestà per azioni indifferenti o eroiche, chi avrebbe osato È pensare inutile, che ragazzi, questo potesse video sarà diviso in diventare due un per rapino più forza. lieve della morte? Ho altri affari da sistemare. Manca molto. Il Gran Maestro vuole che i politici escano prima di iniziare. Suppongo che ci verrà spiegata la ragione delle ultime attività. Tutto sarà chiarito. Non mi piace. Il piano è troppo rischioso. E non dimentichiamo che la Preniere è ancora là fuori, pronto a bruciarci sul rogo. Quindi non lo sapete? Che cosa? La Preniere è morta poche ore fa. Gli assassini. Davvero opportuno. Ah, è così vero. Se gli sveli un complotto templare non fanno domande. Uccidono e basta. Sono prevedibili. Bene, andiamo dal capitano e iniziamo. Troppo lento.
Ole. Mamma mia, quando ci è mancato. Oh, miseria ladra, mi deve scoprire per forza. Lo so, perché non dovevo fare proprio così, ma agire un pochettino più furtivamente. Invece questa è una missione che a quanto pare devo solo pedinare sto tizio. Avete finito? Manca poco. Vedi, il fatto è questo. Posso continuare tutto il giorno. Matti, resta sì e no una, due al massimo, o mezz'ora se ci vado pesante. Quindi perché non andiamo dritti al sodo? Dimmi dov'è e sarà tutto, tutto finito. Così detto. Che tipo sveglio. Rui, ripulite tutto, è ora. Arrivo subito. L'avete sentito, ragazzi? Hanno ammazzato. Ragazzi, scusate se uso di condino l'occhio dell'aquila, ma se no qua. E l'avete gettato dalla finestra? Il resto era spazzatura. Pessimo, potevano vedervi. Chi? E i ragazzi pattugliano la zona. E saranno loro. Ai conti. Sarà meglio. Il Gran Maestro non esulterà se il suo piano dovesse fallire per via di un poveraccio morto. Devo pedinarlo ancora. Ah, ho finito. Trovo un posto per spiare l'incontro. No, ho appena cominciato. Allora. Un posto per spiare l'incontro. E dove dovrei trovarlo, sto posto per spiare l'incontro? Per le grandi opere serve pazienza, amica mia. E se Parigi deve soffrire a lungo per redimere il mondo, così sia. Perché non ucciderla e farla finita? Uno dei miei, un coltello, un vicolo buio. Ed è fatta. Voglio un capro espiatorio, non un martire. Pazientate. Se posso, Gran Maestro, la pazienza va bene. Ma più aspettiamo e più rischiamo che ci scoprano. Gli assassini hanno già ucciso Sivera e il Roi de Thun. Sivera e il re hanno già raggiunto lo scopo. La loro morte è assai triste e non ci ostacola. E gli assassini si dimostrano utili quando sono ben diretti. E la figlia di De La Ser? Potrebbe essere un pericolo se riunisse la vecchia guardia. La situazione verrà risolta. Ecco. Mo se la pigliano con Elisa. La signorina De La Ser si recherà presto all'hotel Voisin per parlare con il signor Lafreniere. Purtroppo, la Frenier non avrà più nulla da dire. Elise. Già, dobbiamo salvare Elise. E fa parte ancora dello stesso ricordo. Con gli assassini. Dovete credere. Non andrà sempre. No, fuggi dalla zona, vero. Bene, ragazzi. Eccomi, fratello! Ragazzi, io vi saluto, questo è tutto, il ricordo è finito, fatemi sapere se vi è piaciuto. Intanto vedo se riesco a scappare. C'è una spia qui attorno, non deve sfuggirci. Dubito che riesca a uscirmene senza fare una strage o senza farmi scoprire. Fermatelo! È una spia realista, non mi segui di coglione! Ah, ratta.